Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Minecraft Mod. Oggi parleremo di una mod aggiornata 1.7.10 molto interessante. La mod di cui andiamo a parlare oggi si chiama The Sabotage Mod. Se poi dopo si pronuncia così, di sicuro ho sbagliato. Voi lo sapete sempre meglio di me. Allora ragazzi, la mod in questione cosa va ad aggiungere? Va ad aggiungere degli elementi in più con cui trollare i vostri amici ragazzi. E sì, potreste aggiungere questa mod di nascosta al vostro pacchetto personale o nel server multiplayer in cui giocate e riuscire a fare dei veri e propri scherzi. Come potete fare? Per esempio, adesso noi vediamo di qua c'è una bellissima fornace e di qua una bellissima crafting. Questa crafting e questa fornace non sono normali, l'ho detto al contrario. Allora, se io adesso andassi a cliccare su questa fornace, guardate cosa succede. Niente. Oh, vedo del fumo. Quindi, boom! Immaginate il vostro amico che va per cuocere della roba nella sua fornace, che invece avete cambiato con quella della sabotage, e esplode. La stessa cosa vale per la crafting. Guardate. Dice perché non funziona, perché non funziona, perché non funziona, boom, esplode. E muore male. Il bello è che poi ti droppa la crafting table, quella vera. Lol. Allora, questa mod si chiama appunto The Sabotage Mod. E dà la possibilità appunto di sabotare in modo vero e proprio crafting e fornaci. E non solo. Allora, intanto vi faccio vedere come si fanno a craftare. Crafting, eccola qui. Allora, quella modificata sotto c'ha il nome della mod. Quindi The Sabotage Mod. Si fa con 4 TNT e 4 redstone e una crafting table al centro. Poi la fornace invece si fa, se non erro, nella stessa maniera. Vediamo un po' se ho ragione. Sì, nella stessa maniera, 4 TNT e 4 redstone nella fornace al centro. Quindi è una fornace e una crafting table sabotate, ragazzi. Potete anche fare un altro bellissimo scherzo ai vostri amici. La Suicide Bomber Chestplate. In che senso? Questa chest potrete incentrarla tranquillamente, rinominarla come volete perché comunque è un'armatura. E la cosa divertente è che si crafta in questa maniera 4 TNT, un iron chestplate e 4 di ferro. E non sarà altro che una bomba da suicida. In che senso? Io adesso l'ho indossata, sembra un'armatura di ferro normale. Abbinata a questo detonatore, che si crafta con un blocco di redstone, 2 di oro e 6 di ferro, potremo comandarla a distanza e boom! Far esplodere l'armatura e chi gli sta dentro. Quindi potremo fare degli scherzi fantastici ai nostri amici. Tipo, ecco, guarda, gli ho enchantato l'armatura. Gli cambiate nome tranquillamente nell'anvil. E quello, quando si allontanerà, voi vi divertirete col telecomandino a fare boom e a farle esplodere. Altro piccolo scherzetto, molto più semplice effettivamente, è quello della carne avvelenata. Perché voi potrete avvelenare la carne in un modo molto semplice. Guardate, Allora, questo è il pollo avvelenato. Si chiama cooked chicken uguale, però visto che abbiamo la Wyla ci dice che è della sabotage mod e non della vanilla. Quindi sappiamo che c'è qualcosa di diverso. Come si craftano? Allora, il crafting di questa ciccia è molto facile. Basta prendere un qualsiasi tipologia di carne cotta del vanilla, quindi di Minecraft base, e metterli intorno degli spider eye. Verrà lo stesso cooked chicken però della sabotage mod. Cosa fa questo bellissimo cibo? Come ho detto prima, è avvelenato. Quindi quando andremo appunto a farci del male, anzi dovremmo avere fame, quindi adesso cerchiamo di prendere un pochino di fame facendoci del danno. Ok ragazzi, sono riuscito a farmi venire un pochino di fame e adesso proviamo a mangiarla a vedere cosa succede. Oddio. Oddio, quanto avvelena. Slowness, poison, meaning fatigue, nausea e blinding 3. Oh mio Dio. No, non moriamo di veleno? Ah no, finisce in tempo. Però è assurdo ragazzi, immaginate la persona che si va a mangiare quel cibo e si spaventa di colpo. Veramente da paura ragazzi. Quindi questa è la mod per sabotare la vita dei vostri amici. Quindi potrebbe essere un ottimo scherzo ragazzi. Aggiornata 1.7.10. Troverete il link in descrizione. E se vi piace questo video lasciate un mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E passate anche dai canali singoli degli Efebbug. E dopo questo posso dirvi soltanto, ci vediamo alla prossima puntata di Minecraft Mod.